riguarda l'ottimizzazione e il miglioramento della rete della produzione di Levico Terme. Ci troviamo a Levico, quindi in Alta Val Sugana, un comune di circa 8.000 abitanti, famoso per la presenza del lago e del suo turismo. Diciamo che le finalità del progetto riguardavano la riduzione delle perdite nel breve termine mediante l'abbassamento delle pressioni dei vari nodi. E questo acquedotto ha un funzionamento particolare nel senso che i consumi variano da estate a inverno a causa della natura proprio turistica del luogo. Quindi brevemente gli step del progetto sono stati la comprensione del funzionamento della rete, l'assegnazione della domanda ai nodi per il periodo invernale ed estivo, la calibrazione delle scabrezze e delle tubazioni in base ai dati di campo, il calcolo degli indici di performance dell'acquedotto allo stato attuale, l'IVA, l'identificazione delle aree critiche di pressione e delle potenziali perdite, le scelte progettuali per la minimizzazione delle pressioni, la redazione poi della relazione tecnica dello stato di fatto e degli interventi di ottimizzazione, le tavole tecniche degli interventi e un computo metodologico. Qui è brevemente rappresentata la rete di tubazioni dell'acquedotto. Come si può vedere, la gran parte della rete ha un'elevata pendenza e è fornita da 5 sorgenti, 7 serbatoi e regolata da 11 valvole e 3 pompe per coprire un'area di circa 580 ettari. Qui un'altra raffigurazione della rete e brevemente una schematizzazione del funzionamento dai vari serbatoi. Dunque, il modello a disposizione che avevamo descriveva il funzionamento attuale della rete e in tutti i nodi erano presenti le coordinate altimetriche e planimetriche e le proprietà degli emungimenti riguardavano i consumi medi annui proprio ai vari nodi. È stato quindi creato un pattern dei consumi giornalieri esteso a 24 ore con intervalli di 30 minuti e al fine di considerare appunto la natura turistica del luogo e quindi la differenza di consumi, sono stati creati due ulteriori pattern, uno invernale, quindi dividendo i consumi per una volta e mezza, i consumi medi per una volta e mezza, per ogni intervallo di 30 minuti del pattern, e invece il pattern estivo è stato ottenuto moltiplicando per una volta e mezza i singoli step di 30 minuti. Qui si può vedere in relazione i tre pattern e al centro il medio ovviamente. Per le simulazioni abbiamo utilizzato il software EPANET 2 e per le perdite distribuite abbiamo utilizzato la legge di Eisen-Williams di cui è ricordata la formula. Diciamo che se normalmente le pressioni dovrebbero rimanere tra i 20 e i 70 metri di colonna d'acqua, noi arrivavamo ad avere punte e picchi addirittura di 150 metri di colonna d'acqua, quindi danni notevoli possibili per gli impianti sia domestici che non. Inoltre la velocità delle tubazioni dovrebbe stare all'interno di un range di 0,1 metri al secondo e 2 metri al secondo. E quindi le simulazioni sono state effettuate con i due pattern, invernale ed estivo, e in particolare ci si è riferiti a due condizioni, quella di minimo consumo giornaliero alle 4 di notte e al massimo consumo giornaliero. E di seguito vi riportiamo i risultati delle simulazioni. Questo è il minimo consumo giornaliero estivo, quindi quando i consumi sono maggiori. Si può vedere appunto tutta la parte bassa, questo è l'output delle pressioni, si può vedere che tutta la parte bassa va oltre i 100 metri di colonna d'acqua. Leggermente migliore la situazione in massimo consumo giornaliero, sempre con pattern estivo. Adesso passiamo invece alla situazione peggiore, ovvero una situazione invernale con minimo consumo, che è la peggiore in assoluto. Potete vedere che la pressione si è stesa a livelli elevati anche nella parte alta della rete e leggermente migliore la situazione seguente. Quindi i principali problemi sono riscontrabili in inverno, in cui c'è una minore richiesta a causa dell'assenza del turismo principalmente. E nella ricerca delle situazioni noi siamo proprio partiti dalla situazione invernale, quindi quando le pressioni sono ancora più elevate. Brevemente, i principi fondamentali riguardato la riduzione delle pressioni a valle della rete,
la distrettualizzazione della rete, una pratica sempre più comune nelle reti di acquedotto attualmente, e l'ottimizzazione delle componenti della rete già presenti per ridurre i costi aggiuntivi. Ci siamo poi soffermati sulla valutazione delle performance della rete e per fare questo ci siamo serviti di un approccio, non è l'unico ma è quello più diffuso, dell'IWA, dell'International Water Association, che ha raccolto, diciamo, al suo interno una serie di professionisti del settore che operano nel campo degli acquedotti e ricercatori, ed ha stilato questo criterio sostanzialmente di valutazione, a parer loro applicabile a tutte le reti di acquedotto. Poi vedremo di fatto che comunque può avere anche delle lacune in termini di valutazione. Prima di classificare l'acquedotto è necessario fare una precisazione, ossia classificare quelle che sono le varie aliquote rispetto al volume che viene messo in rete di un acquedotto. Per il gestore o comunque una pubblica amministrazione in generale è molto difficile riuscire a quantificare quelle che sono le perdite, per un semplice fatto, perché si potrebbe pensare così a spanne di fare la differenza tra il volume immesso in rete e quelli che sono sostanzialmente le utenze pagate da parte dei clienti, però questo andrebbe a tralasciare una buona fetta di quello che è in realtà il volume d'acqua immesso in rete. Se pensiamo ad esempio agli idranti dei pompieri in caso di incendio, alle fontane, queste non sono né contabilizzate dal punto di vista del volume idrico né dal punto di vista economico. Quindi di fatto, partendo da un volume fatto 100, insomma, il volume immesso in rete, abbiamo dei consumi autorizzati e delle perdite idriche. Non tutti i consumi autorizzati vanno poi a finire in acqua fatturata. Quindi sostanzialmente queste sono le varie parti. Abbiamo consumi fatturati misurati, abbiamo consumi fatturati non misurati e poi abbiamo consumi non misurati non fatturati e avanti, insomma, come vedete. L'indice sostanziale è un indice sintetico e si chiama I ed è quello che ci permette di valutare la performance dell'acquedotto stesso. L'IDI è sostanzialmente un rapporto tra le perdite reali annue e le perdite inevitabili, perché tutte le reti, per effetto dell'invecchiamento, per effetto delle pressioni, per effetto di rotture che non possono essere identificate nell'immediato, hanno comunque un livello di perdita che è sostanziale e non può essere eliminato. L'obiettivo sarebbe per il gestore portarsi a una perdita reale molto vicina a quella che è la perdita inevitabile. A quel punto, diciamo, il rapporto tra i due indicatori, tra i due volumi, sarebbe uno e sarebbe la situazione idilliaca. Per quanto riguarda invece la gestione, ci sono sostanzialmente quattro attività che possono essere attuate dal gestore per migliorare le performance, alcune nel breve termine e altre nel lungo termine. Nel breve termine, innanzitutto, la gestione della pressione, che come vedremo è un intervento che si può attuare con interventi relativamente semplici e oneri caratteristici molto limitati. Poi sicuramente la velocità e la qualità delle riparazioni influenza il funzionamento dell'acquedotto, il controllo attivo delle perdite, e qui ci sono specialisti che operano in questo settore, e poi ovviamente la gestione dei tubi e di tutti quelli che sono i sistemi attivi, quindi pompe, eccetera. Quindi selezione, installazione, manutenzione e nuove sostituzioni. Partendo da queste quattro attività, diciamo, si possono stilare delle correlazioni, che comunque vanno a vantaggio o a svantaggio di quello che è il funzionamento globale. Quindi ovviamente riparare in fretta i guasti porta sicuramente a un rendimento maggiore dell'acquedotto, sia in termini economici che in termini costituzionali. L'URL, le perdite inevitabili annue, quelle fisiologiche che citavo prima del sistema, sono quantificabili da una formula empirica stilata appunto da questa equipe di studio, dall'IWA, che tiene conto della lunghezza della rete, del numero di prese, come numero di prese si intendono sostanzialmente i contatori dei clienti, la lunghezza della rete privata, e per lunghezza della rete privata si intende quel tratto che va dal contatore fino all'utenza finale, e poi la pressione operativa media, che è il parametro direttamente proporzionale che più influenza questo indicatore. A questo punto, come avevo anticipato, l'IDI, che è l'indice sintetico che utilizziamo per valutare le prestazioni, è il rapporto fra le perdite reali, e queste sono difficili da quantificare, come vedremo, e appunto queste perdite inevitabili. Più ci avviciniamo a uno, più andiamo a vantaggio della prestazione. Ci sono vari studi sul campo che dimostrano l'efficienza degli acquedotti, diciamo, in vari stati. Questo, ad esempio, questo grafico è stato stilato da un ingegnere che ha fatto parte di questa commissione che ha stilato quest'indice e ha studiato in particolare alcuni sistemi idrici principali delle grandi città di
in Piemonte, Emilia Romagna e Toscana. E partendo da una classificazione, diciamo, che ha allo scalino più alto la classe A, ossia diciamo, gli acquedotti più efficienti sono in classe A, in banda A, si arriva fino alla banda D e si può osservare sostanzialmente che gran parte degli acquedotti italiani, la maggioranza, ricade in classe C e D, a cui corrisponde un uso inefficiente della risorsa idrica. Questo è tollerabile se la risorsa costa poco in termini di presa, diciamo, in termini di distribuzione. Ovviamente se in un sistema idrico abbiamo tante sorgenti turbate, a quel punto diciamo il vantaggio inizia a diventare molto 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 dubbio. Nel nostro caso, tornando alla situazione della prodotto idrico, abbiamo quantificato il CARL, ossia il volume di perdita annua, partendo da un dato che ci era stato fornito all'inizio, ossia che la rete di Levico ha un 50% di perdita rispetto al volume annuo. Questo significa che su un 100% di immesso in rete un 50% si disperde e un 50% viene immunto ai nodi. Quindi, avendo il modello già sviluppato in Equanet, abbiamo fatto semplicemente la somma degli immungimenti ai nodi per calcolare la portata media. E questo l'abbiamo fatto in funzionamento medio annuo e nell'ora di funzionamento medio, quando sostanzialmente il pattern è unitario. Abbiamo quindi quantificato la portata media annua nell'ora media giornaliera in 17,49 litri al secondo. Se poi andiamo a moltiplicare questa portata per 3600 secondi ogni ora, per 24 ore al giorno, per 365 giorni, troviamo il volume che viene disperso, che è pari a circa 550.000 metri cubi. A questo punto, come dicevo, questo è il volume disperso, ma anche il volume immunito. Quindi questo è direttamente il CARL, ossia il numeratore del rapporto IVI. Per stimare il URL ci siamo serviti di una tabella che avevamo a disposizione, in cui erano riportati tutti gli utenti, quindi avevamo i numeri sostanzialmente delle varie utenze sul paese di Levico. Abbiamo assunto come lunghezza della rete privata una lunghezza pari al numero di utenze per 6 metri, perché abbiamo circa stimato che tra il contatore e la fine di tutte le distribuzioni abbiamo circa 6 metri, e abbiamo misurato la pressione operativa media mandando in simulazione la situazione media annua e misurandola nell'ora di medio consumo, ossia quando il pattern è unitario. Abbiamo misurato una pressione media operativa di 70 metri colonna d'acqua, da cui abbiamo calcolato l'URL prima dell'intervento in 97.000 metri cubi annui. A questo punto, facendo il rapporto, secondo la formula di prima, abbiamo trovato un indice ILI pari a 5,6, quindi anche l'acquedotto di Levico si colloca in classe C rispetto alla classificazione prodotta. Quindi abbiamo una scarsa gestione delle perdite che è tollerabile solo se l'acqua abbondante è poco costosa. Comunque è necessario analizzare il livello e la natura delle perdite e intensificare gli sforzi per ridurle. Ed è quello che ci siamo posti in questo studio. A questo punto abbiamo seguito varie strade per giungere alla soluzione della nostra rete e quale metodo era possibile distrutturalizzarlo nel miglior modo. Allora, innanzitutto, avendo un consumo invernale più basso, quindi abbiamo pressioni più alte. Con pressioni più alte a queste sono associate quindi perdite anche più alte, e per noi rappresentava il periodo dell'anno peggiore. Quindi abbiamo modificato la rete e verificato la rete in queste condizioni prima e poi nella condizione estiva, dove avevamo meno pressioni. E abbiamo valutato anche se modificare l'emungimento dalla falda e tramite le stazioni di pompaggio. E questo è più o meno quello che è il percorso che abbiamo seguito. Qua possiamo vedere come praticamente noi siamo andati a realizzare la distrutturalizzazione. Praticamente abbiamo isolato le zone dove c'era una pressione più o meno omogenea, e per isolarla sostanzialmente abbiamo chiuso alcune condotte in modo da far arrivare in un anello l'acqua da una sola, cioè da una condotta entra e dall'altra esce. E si può vedere quindi le condotte rosse sono quelle che noi abbiamo chiuso e che non verranno tolte, verranno lasciate nel terreno in caso di guasti o per cambi di percorso, diciamo. E oltre ad aver chiuso quelle là,
siamo andati ad inserire delle valvole produttrici di pressione a deformazione elastica che hanno la particolarità di fornire una pressione in uscita sempre costante indipendentemente dalle condizioni di monte. Quindi noi abbiamo che per ogni distretto creato una pressione costante nel tempo. Questo può vedere l'animazione di come funziona. Se l'acqua entra, con la pressione solleva lo stantuffo fino al, può essere precaricata la molla sopra e si dà, diciamo, la pressione necessaria per sollevarlo, si regola. E queste sono le pompe che noi abbiamo montato nei pozzetti. Questo è il pozzetto che noi abbiamo realizzato, stando ben attenti a realizzare dei pozzetti abbastanza ampi e abbastanza comodi per gli operatori per evitare incidenti e in caso di manutenzione. Questa è le soluzioni finali nei periodi di massimo e di consumo e nelle varie ore. Se ricordate, prima era pieno di puntini rossi con pressioni molto elevate, mentre qui adesso abbiamo le massime pressioni intorno ai 50 metri di colonna d'acqua, che è assolutamente accettabile, insomma. E queste sono le ore di massimo minimo consumo giornaliero. Siamo poi andati a percolare l'inizio caldo nella nuova condizione, nella condizione ottimizzata. Per fare ciò si deve ricalcolare le perdite. Abbiamo quindi attribuito a 10 nodi presenti sulla rete una perdita localizzata che segue la legge Q uguale C per H alla gamma, in cui Q è la portata emulsa, C è l'emitter coefficient, che non è noto in questa fase, H è la pressione del nodo e gamma è un coefficiente minore dell'unità che è stato preso pari a 0,5. Nella condizione attuale si è fatta girare la simulazione per determinare l'emitter coefficient, imponendo che la somma delle perdite sia proprio pari a quella stimata in precedenza, ovvero 17,49. Riproponendo la simulazione nella condizione ottimizzata, invece, si sono ricalcolate le perdite, pari a 10,35 litri al secondo. Moltiplicando poi tale valore con 3600 per 24 per 365, dividendo per 10 la 3, fatto le conversioni da diametri cubi, si è ottenuto il nuovo valore dell'indice CAR. Si è quindi passati da un valore di circa 549.000 metri cubi all'anno a un valore di circa 387.000, denotando una riduzione del 29%. Una nuova perdita sul volume totale pari al 41%, ricordo che prima era il 50%, con un volume d'acqua risparmiato di circa 161.000 metri cubi l'anno. Essendo la tariffa media dell'acqua potabile circa 89 centesimi al metro cubo, si è ipotizzato che il costo di produzione dell'acqua sia pari a circa la metà, denotando così un risparmio di circa 71.000 euro all'anno. Si è poi proceduto al calcolo del nuovo indice UER con l'espressione precedentemente riportata dal mio collega, in cui la parte della parentesi rimane costante, in quanto di fatto la rete non è stata modificata per la sua lunghezza o il numero di contatori, dove però la pressione media di esercizio è passata da 70 a 47 metri colonna d'acqua in seguito all'ottimizzazione. Si è quindi ottenuto un passaggio da 97.000 metri cubi l'anno a circa 66.000, denotando una riduzione di circa il 32%. Da questo punto si può vedere che la riduzione dell'UAL è stata maggiore dell'indice CARL e quindi l'indice IVI verrà, diciamo, falsato, in quanto, essendo il prodotto e essendo il rapporto tra i due, aumenta invece che diminuire anche in seguito all'ottimizzazione. Ciò è dovuto a un fatto prettamente matematico, essendo dipendenti tutti e due dalla pressione della rete, variando di più uno rispetto all'altro, aumenta invece che diminuire. Diciamo che questo fatto è dovuto al fatto dell'uso dell'indice IVI per proiezioni future e anche nel modo in cui noi abbiamo determinato le perdite reali. Andrebbe eseguita l'ottimizzazione e poi calcolata mediante la realtà e le nuove perdite. In questo e nelle seguenti slide invece proponiamo i counterplot della distribuzione delle pressioni all'interno della rete. Nella condizione attuale e ottimizzata per l'ora di massimo e minimo consumo in inverno ed estate. Possiamo vedere, tipo ad esempio in questa slide, che più del 50% della rete è caratterizzata da pressioni con 100 metri colonna d'acqua o superiore. Nella condizione ottimizzata, invece, tutte le pressioni sono comprese tra i 20 e i 100 e i 70 metri colonna d'acqua, che era l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio.
esserci proprio un po' di grafici dell'andamento dei serbatoi all'interno della rete nella condizione ottimizzata. Possiamo vedere come l'andamento è costante oppure ciclico nel tempo. E il fatto importante è che i serbatoi non tendono mai a svuotarsi, neanche per durate di simulazioni maggiore di quelle 96 ore che sono state riportate nelle slide. Abbiamo a questo punto, dopo aver ottimizzato la nostra rete, abbiamo fatto delle verifiche sulle condotte. La prima verifica che è stata eseguita è quella antincendio. Nel tondino bianco vi sono due idranti reali, e dove è la zona di minime pressioni, e abbiamo fatto la verifica nelle condizioni di funzionamento estivo, cioè nel minor flusso richieste d'acqua. È stato imposto 2 litri al secondo per ciascun idrante, e imponendo 3 ore nelle ore di maggior consumo giornaliero. Perciò è la fase più critica della giornata. L'abbiamo fatto durare per 4 giorni la verifica, e vedremo che le pressioni ai serbatoi non c'è calo, c'è l'andamento sinusoidale per durante la giornata, però con la procedura dei 4 giorni non vi è un calo, e di conseguenza noi possiamo considerare la verifica superata. Un'altra verifica è quella a rottura. Abbiamo simulato la perdita concentrata nei nodi rossi, che sono i nodi più bassi del profilo altimetrico e di tutta la rete, e poi successivamente, diciamo, nel mentre abbiamo verificato l'andamento delle pressioni nei nodi adiacenti un po' a monte. È stato fissato una perdita di 1,5 litri a ciascun nodo, e che sarebbe pari a un 20% riguardante a tutta l'acqua, tutta l'acqua portata che passa nella nostra rete. E la simulazione è stata effettuata su 3 giorni e vedremo i risultati. Qui sono le pressioni ai nodi dove si è effettuata la perdita, prima e durante, e si può notare che la pressione è stabile. Mentre nei nodi a monte, nei nodi di verifica, si può verificare ugualmente che la pressione è stabile, perciò la rete è resistente e l'andamento delle pressioni, nel senso, viene supportato, e di conseguenza anche questa verifica è soddisfatta. Abbiamo redatto un compito metrico estimativo riguardante il costo dell'opera. Noi possiamo notare le voci più grandi sono gli impianti, i 50.000 euro, i pozzetti, i 35.000, e gli scavi, di 11.000. Queste sono le 3 voci predominanti, per un totale di 121.000 euro. Si ricorda che l'importo, ok, è un computo metrico estimativo, nel senso che è una stima. L'unica voce che non viene a ribasso durante la gara d'appalto sono gli oneri di sicurezza. Tutto il resto potrebbe subire un ribasso. E questo è un piano di ammortamento ipotizzato, perché l'amministrazione potrebbe scegliere di optare e di avvalersi di mutuo. E questo sarebbe il ritorno, nel senso che dopo l'ottimizzazione, dopo aver visto l'andamento degli indici KLEW, la riduzione delle pressioni di esercizio che sono state ridotte in maniera significativa, il recupero e risparmio durante i 10 anni è sui 700.000 euro, e noi possiamo verificare che in 2 anni possiamo recuperare la spesa dei lavori di questo adeguamento. È stato ipotizzato riguardo a questo andamento, questa proiezione, il
ipotesi, nel senso che il volume e la tariffa non siano variati, che sia una predizione costante. E abbiamo ipotizzato anche di massimizzare la resa della rete, e vedendo anche un'opportunità. Invece di posizionare valvole riduttrici di pressione, abbiamo cercato di valutare quale sia una valvola da sostituire in turbina, e questo abbiamo confrontato le pressioni relative nelle valvole presenti con la loro portata e abbiamo fatto il prodotto, che sarebbe anche un indice indicativo sulla potenzialità di produzione energetica. Si può notare che il prodotto di valore maggiore è la V7, che è la valvola 7, e abbiamo ipotizzato la sua produzione energetica. Noi abbiamo stimato una produzione media di 1,6 kW con un recupero dovuto alla vendita di energia elettrica di 3.000 euro annui. E di conseguenza, vabbè, questo è un pubblicità. Il funzionamento della scelta che abbiamo fatto, che è una pump house turbine che sarebbe per produrre l'energia a bassa potenza, nel senso quando noi abbiamo salti ridotti, come nel nostro caso. Perché avete visto i salti in metri d'acqua sono sui 30, il massimo era 30. Possiamo tornare alla nostra recupero ricavato, al risparmio, e 3.000 euro per top 20 anni, che sarebbe la durata vita utile della nostra turbina, riusciamo a recuperare 60.000 euro, che sarebbe paragonati a metà costo dell'adeguamento della nostra rete. E di conseguenza noi abbiamo rifatto il computo metrico stimativo e, come potete notare, l'unica voce che cambia sono gli impianti da 50.000 euro a 54.000 euro con una piccola variazione. Quindi, confrontando quella che era la soluzione con o senza turbina, abbiamo un sovracosto di installare la turbina al posto della valvola di circa 5.000 euro, a fronte però di una resa, un ricavo di 3.000 euro annui. Quindi ipoteticamente il sovracosto avrebbe coperto in meno di. Quindi di fatto, a parer nostro, per la committenza, diciamo che in questo caso era gestore, è un intervento fortemente consigliato. Quindi possiamo tirare anche le conclusioni del nostro intervento e dire che sostanzialmente mediante la realizzazione dell'intervento è possibile ridurre in maniera notevole le pressioni, specialmente in quei tratti in cui erano oltre i range. La chiusura di alcune condotte consentirà comunque di avere sempre a disposizione le stesse condotte, seppur chiuse, nel momento in cui dovessero esserci manutenzioni, rotture o comunque eventi straordinari. Per quanto riguarda le verifiche, esse sono state superate in maniera positiva, tutte quelle che diciamo abbiamo fatto. Dal punto di vista economico si può notare un risparmio che noi abbiamo quantificato in 70.000 euro annui e quindi in circa 2 anni potremo già pareggiare l'investimento. Dal punto di vista degli oneri cantieristici e dei tempi di esecuzione, essi sono molto limitati vista diciamo, l'entità contenuta delle opere, ossia andiamo a intervenire solo su punti localizzati e non abbiamo bisogno di chiudere strade o quant'altro, se non per brevi periodi. Dopodiché, concludendo e ripetendo quello che è stato detto prima, l'installazione di una delle 7 idrovalvole di potenza di pressione può essere sostituita con l'installazione di una turbina del tipo che abbiamo mostrato, con un piccolo sovracosto ma a fronte comunque di un pareggio più breve. A questo punto presentiamo i lavorati progettuali. Sì, brevemente.
sinistra non si vede bene, ma abbiamo sovrapposto la carta tecnica provinciale alla rete di intubazioni, invece a destra è il sistema di curve di livello. No, si possiamo vedere una quadratura panoramica del lago dinamico e di Cannonazzo. La seconda tavola invece riguarda il progetto vero e proprio. Sulla sinistra sempre la rete delle condotte e i nodi, con illustrate in rosso le condotte che sono state chiuse, e a destra invece vediamo in verde le valvole che sono state installate ex novo, e invece in rosso invece quella che è stata riposizionata. Nella terza tavola il profilo della tubazione, in particolare siamo andati ad approfondire un pozzetto fra i tanti che avevamo, e vi abbiamo messo il codice delle quote che abbiamo preso, le distanze parziali, progressive, e una planimetria brevemente della posizione del pozzetto all'interno della città. Infine il dettaglio costruttivo di uno dei pozzetti, in cui verrà inserita la valvola riduttrice di pressione. Allora, possiamo vedere la pianta. Diciamo che il pozzetto è stato gettato in opera, in quanto i prefabbricati non esistevano di così grandi, e al fine di garantire una manutenzione agevole abbiamo deciso di spendere un po' di più e gettarlo in opera. Qui possiamo vedere in sezione la valvola con il bypass, in modo tale che in caso di necessità l'operaio possa agevolmente azionare.